Ti è mai capitato di analizzare l'andamento delle visualizzazioni di un tuo video e trovarti davanti a un grafico di questo tipo? Dopo una partenza buona o molto buona del video, le visualizzazioni a un certo punto semplicemente smettono di arrivare e il grafico diventa una linea piatta tristissima. Se dopo poco tempo dalla pubblicazione del video le visualizzazioni si fermano o aumentano col contagocce, ci sono una serie di possibili spiegazioni. Te le presento nel video di oggi così che tu possa capire meglio il funzionamento della piattaforma e risolvere il problema già dal prossimo video. Partiamo dal capire come ragiona l'algoritmo di YouTube. Il numero di impressioni, ovvero il numero di persone a cui YouTube mostra il tuo video, cambia continuamente. Non è detto che se inizialmente YouTube propone e suggerisce la visione del tuo video a tante persone, sarà così per sempre. Questo perché man mano che le persone guardano i tuoi video, YouTube continua a raccogliere e analizzare i dati di queste visualizzazioni. Se capisce che le visualizzazioni che ci sono state sono soddisfacenti, continuerà a proporre il tuo video a più persone. Viceversa, se invece intuisce che le visualizzazioni che ci sono state non sono soddisfacenti, ad esempio per dirne una, se le persone hanno abbandonato presto il tuo video, allora comincerà a proporlo a meno persone. Quindi non deve stupirti uno stop delle visualizzazioni, non è che YouTube ha deciso di bloccare il tuo video perché non meriti più visualizzazioni. Semplicemente YouTube ha capito che non ci sono al momento altre persone interessate al tuo video, o perlomeno non le ha ancora trovate. Uno dei motivi che frenano l'avanzata delle visualizzazioni è la scelta del pubblico. Se decidi di pubblicare un video un po' diverso dal solito, per tematica o per approccio, il tuo pubblico abituale potrebbe risultare spiazzato. Questo non succede solo se parli di un argomento completamente diverso, ma anche se cambi alcuni aspetti o l'approccio del tuo canale. Ad esempio, se tutte le settimane pubblichi sempre ricette di cucina e una settimana pubblichi una reaction all'ultima puntata di MasterChef, stai sempre parlando di cucina, ma hai cambiato l'approccio dei tuoi video. Ci saranno magari i tuoi fan più fedeli, i primi a cui YouTube proporrà questo video, che lo guarderanno lo stesso perché è un tuo video e questo darà la spinta iniziale alle visualizzazioni. Ma già quando YouTube comincerà a proporlo a un tuo pubblico più saltuario, non fedelissimo, queste persone potrebbero già decidere di saltare questo tuo video perché si sono iscritti o ti seguono solo per i tuoi contenuti abituali. E se già il pubblico saltuario decide di guardare meno il tuo video, YouTube intuisce che il pubblico che ti segue raramente o quello che non ti ha mai visto difficilmente guarderà questo video. Per questo il grafico pian piano diventa una linea piatta. Quindi se sai che il pubblico ti segue per una determinata tipologia di video, cerca di mantenere coerenza con quello che hai sempre fatto, perlomeno nella maggior parte dei tuoi video. Questo non vuol dire che non potrai mai uscire dagli schemi, anzi devi sperimentare, semplicemente sappi che i benefici di questi video si vedranno sul medio-lungo termine. Considera che il numero di impressioni, ovvero il numero di persone a cui YouTube mostra la miniatura e il titolo del tuo video, non scende mai a zero. Magari le impressioni saranno poche ogni giorno, ma non saranno mai zero. Quindi YouTube più o meno velocemente continua a raccogliere dati sul tuo video giorno dopo giorno, mese dopo mese. Se a un certo punto riesci a trovare effettivamente il pubblico interessato al tuo video, può essere che le visualizzazioni ricomincino a salire anche dopo diverso tempo. Un'altra problematica relativa al pubblico è quella di un pubblico troppo ristretto relativo a un argomento troppo di nicchia. Se pubblichi un video su un argomento per cui fisicamente c'è poco pubblico perché è un argomento di interesse di un gruppo molto ristretto di persone, ovviamente a un certo punto le visualizzazioni raggiungeranno un plateau. Può essere che tutti gli appassionati di settore abbiano apprezzato il tuo video e questo ti ha dato molte visualizzazioni e un grafico in salita nei primi giorni. Ma quando gli appassionati di settore si esauriscono e non ci sono più persone interessate o magari ce ne sono poche ogni giorno, ecco che il grafico comincia a diventare una linea piatta. Se ti trovi in questa situazione non puoi ovviamente farci nulla se non accettare il fatto di operare in una piccola nicchia in cui puoi comunque diventare un punto di riferimento. Ci può essere poi un problema di rilevanza temporale che blocca le tue visualizzazioni. Può essere che il tuo argomento sia rilevante solo per un certo lasso di tempo. Ad esempio, un commento alle Olimpiadi è rilevante solo durante le Olimpiadi o poco dopo. Quando passa l'interesse per un determinato argomento, le visualizzazioni si fermano. Questo è molto più evidente per news, eventi o situazioni che si svolgono in un determinato lasso di tempo, ma in generale può calare l'interesse per un determinato argomento in qualsiasi momento e può salire l'interesse per un altro argomento.
argomento. Se ti accorgi che un argomento nel tuo settore si sta esaurendo, passa subito al prossimo argomento, quello di cui stanno parlando le persone nel tuo settore. Cerca di essere tempestivo nell'adattarti ai gusti del pubblico. La prossima, secondo me, è la spiegazione più comune di quello che succede quando le visualizzazioni si fermano. Immaginiamo che l'idea del tuo video sia molto buona, l'argomento è interessante, con una miniatura e un titolo accattivanti che spingono molte persone a cliccare il tuo video. Questo ovviamente porta molte visualizzazioni, YouTube è contento di vedere tutti questi click. Se però poi il watch time, ovvero la durata di visualizzazione, è bassa, significa che le persone dopo aver cliccato hanno guardato il tuo video per pochissimo tempo, lo hanno abbandonato molto presto. Questo è un segnale negativo per l'algoritmo. Nonostante l'interesse che il video poteva avere dall'esterno, il video poi non si è rivelato buono. Magari era noioso, magari non era chiaro, magari non dava una forte motivazione per continuare a guardarlo. Fatto sta che le persone non hanno guardato il video fino alla fine. Questo è un dato che YouTube ci mette un po' ad analizzare, quindi può essere che all'inizio ti dia molte visualizzazioni perché i click sono stati tanti. Poi quando comincia a intuire che le visualizzazioni non sono positive, gli utenti non sono soddisfatti, e quindi la qualità generale del video non è buona o non è altrettanto buona rispetto ad altri video simili sulla piattaforma, ecco che le impressioni cominceranno a calare e di conseguenza anche le visualizzazioni. Cerca di migliorare non solo la presentazione esterna del tuo video, ma anche la sua realizzazione, la struttura, per aumentare il più possibile il watch time. Ti ho già dato dei consigli a proposito in diversi video sul mio canale, ti lascio poi dei link in descrizione per approfondire. La prossima motivazione è simile alla precedente, ma non necessariamente il video deve essere fatto male, realizzato male, montato male, però può essere che il video non mantenga la promessa fatta con miniatura e titolo. La conseguenza è sempre quella di un watch time, di una durata di visualizzazione bassa, perché il video non è soddisfacente in base a quello che si aspettava l'utente. Per fare un esempio banale, ma cerco di farti capire quello che intendo, se intitoli il tuo video "Ho incontrato il sosia italiano di George Clooney" e poi all'interno del video la persona che incontri non assomiglia per niente a George Clooney, le persone chiuderanno il video. Cerca sempre di creare miniature e titolo accattivanti, ma che non illudano le persone promettendo qualcosa che all'interno del video non ci sarà. Miniature e titolo devono sempre rispecchiare quello che ci sarà all'interno del video, altrimenti le persone deluse e magari anche arrabbiate abbandoneranno il tuo video. La conseguenza è quella che abbiamo visto: un watch time basso è interpretato da YouTube come un video non buono, quindi si fermeranno impressioni e visualizzazioni. Se dunque ti stai chiedendo come aumentare la durata di visualizzazione dei tuoi video, ti stai ponendo una domanda molto importante. Guarda subito questo video con i miei consigli per migliorare i tuoi dati e trattenere molto più pubblico sul tuo canale. Alla prossima!